Quest'anno, in occasione del centenario della nascita di Remo Gaspari, Gissi 10 luglio 1921, e del decimo anniversario della sua scomparsa, 19 luglio 2011, l'Istituto di Cultura Politica Giuseppe Spataro intende organizzare degli eventi celebrativi per ricordare un personaggio politico di primaria importanza e stato ribadito per la nostra regione. Infatti, tra il primo e il 19 luglio si predisporranno delle iniziative Curate dalla struttura organizzativa predisposta per l'occasione e in particolare con questi eventi, li illustra Licio Di Biase, presidente dell'Istituto Spataro. Una manifestazione dedicata a Remo Gaspari, grande statista abruzzese, a 100 anni dalla nascita, 10 luglio, ricorre appunto il centenario della nascita, e a 10 anni dalla scomparsa, il 19 luglio. Abbiamo coinvolto quasi tutto l'Abruzzo, da, da Giulia a Vasto, passando per Montesilvano, due eventi a Pescara, due a Chieti, Agis, inevitabilmente il suo paese natale a Vasto. Parteciperanno tantissimi personaggi della politica e della cultura che lo hanno conosciuto e che lo hanno frequentato. L'Istituto di Cultura Spataro ha voluto organizzare questo evento perché, come dice il sottotitolo, per non dimenticare perché molte volte si fa, fa faci, purtroppo, si dimentica tanto facilmente personaggi, uomini che hanno dato tantissimo per il territorio. Il nostro Abruzzo deve tantissimo a Remo Gaspari. Tra i protagonisti. Di questa esperienza c'è il figlio Lucio Gaspari che sta passo passo dietro di noi in questa manifestazione. Parteciperanno personaggi come Cirino Pomicino, Mastella, Tabacci-Gianni eh, Letta, a Chieti, dove tra l'altro verrà presentato il nuovo Francobolo dedicato al ministro Gaspari, la prima volta che un ministro ha un francobollo, altre volte sono state messe per Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Questa è la prima volta, poi a Gissi verrà collocata una lapide sulla sua abitazione, a vasto, organizzata dall'amministrazione comunale. Abbiamo trovato una grandissima partecipazione di personaggi della politica, della cultura, di soltanto amici che lo hanno frequentato. Per noi è un'esperienza molto interessante. Poi c'è anche la proposta di dedicargli e intitolargli l'asse attrezzato. Sì, perché tra le tante iniziative eh, c'è anche quella di eh, sollecitare le istituzioni locali a dedicare a, eh, a questo personaggio eh, strade, strutture e abbiamo pensato che forse l'iniziativa più importante sia proprio di, eh, quella di intitolargli la